Questo programma è offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 18 del Ruggito Nero Verde. Oggi anche vedendo l'abbigliamento abbiamo molto di nero verde qui tra di noi, perché spicca soprattutto il verde del nostro ospite speciale. Siamo in compagnia, infatti lo presento chiaramente perché il tema è il bitonto di questo format, e quindi do il benvenuto innanzitutto a Mauro Bollino. Grazie. Mauro è uno dei volti nuovi, proprio l'ultimo arrivato in casa Bitonto nel mercato gennaio, nel mercato di gennaio, gli ultimi giorni appunto di campagna acquisti, possibilità di fare acquisti nella parentesi invernale. Ma diamo anche il benvenuto ai nostri due illustri ospiti, nonché colleghi del sottoscritto, e sono
Mario Romano per Data Sport e Mario Sicolo per La Gazzetta del Mezzogiorno. Un saluto a tutti. Ancora di più, direttore del Davito. Un saluto a tutti. Chiaramente salutiamo anche Nicola Vacca che per motivi, diciamo, di acciacchi, di malanni di stagione ci sta, non ci può sta. Essere... qui tra di noi, ma però spiritualmente ci segue, no, assolutamente ci segue da casa, è già in onda, quindi sappiamo che vigila su tutti noi. E allora ovviamente già sono in tanti che ci stanno guardando, ci stanno salutando, c'è Mister Iurino che è sempre uno dei più attenti seguaci di questo ruggito nero verde che, come dico, come ho detto in apertura, è arrivata alla diciottesima puntata e un po', diciamo, corrisponde a quelli che sono i risultati utili consecutivi di questo Bitonto. Vuoi vedere che anche il ruggito nero verde stia portando bene a questo Bitonto? Parallelamente va avanti. Non dimentichiamo che il ruggito nero verde è partito dopo la gara persa all'andata con l'Agropoli. Da quel momento non si è mai perso. Non si è mai perso. E c'è anche il ruggito nero verde. Questo è importante. Che porta bene. Ti saluta Nicola Mauro, grande Mauro, benvenuto. Ma noi stasera utilizzeremo questo spazio a noi dedicato al Bitonto Calcio per conoscere anche meglio Mauro Bollino. E allora io inizierei con Mauro e Mario, un giorno scioglilingua oggi, ad analizzare quella che è stata la gara di domenica scorsa vinta contro la Nocerina, tra l'altro gara che per Mauro assume un significato particolare perché poi è stata anche la gara in cui ha fatto l'esordio con la maglia del Bitonto. E allora Mauro, un'analisi di quella che è stata la gara appunto con la Nocerina, un commento, una vittoria che sembra agevole nel risultato, agevole in resa, agevole dall'approccio, dalla prestazione del Bitonto. Eppure tu conosci anche la Nocerina per l'anno scorso, perché l'hai incrociata nell'altro girone, sì. Se non erro non era forse proprio facilissima, così come no, la presa. No, assolutamente non era facilissimo, lo sapevamo. Tra l'altro l'allenatore fa giocare anche molto bene la squadra e quindi eravamo molto attenti, siamo entrati subito in partita e l'abbiamo dimostrato. Diciamo che facile l'abbiamo fatta a diventare noi. Poi abbiamo avuto anche quei momenti, diciamo, di difficoltà, ci sono anche gli avversari, forse non so se è dettata anche dal fatto vai sopra 2-0, però poi mentalmente ci siamo messi subito a posto e abbiamo chiuso la partita immediatamente, dai. Allora, Mauro, doveva essere vittoria, vittoria è stata, perché il Bitonto tra l'altro doveva provare ad approfittare di quello che erano gli scontri diretti delle nostre delle nostre inseguitrici. Ora però il Bitonto arriverà a un crocevia della stagione e qui coinvolgo anche i due Mario, ovvero sei derby pugliesi uno dietro l'altro. Tu hai giocato anche in alcune piazze, poi le vedremo magari dopo con più calma. Forse sono queste le sei partite, essendo derby pugliesi sempre molto ostici, duri da affrontare, forse sono queste le partite che possono rappresentare il definitivo crocevia di questa stagione. Ma penso che tutte le partite sono importanti una dietro l'altra, di là di chi affrontiamo noi abbiamo un vantaggio su tutte, che dobbiamo sperare solo su di noi. Non ci nascondiamo, siamo una squadra forte. Quando sono arrivato qua ho visto entusiasmo, spirito di lavoro, sacrificio, c'è uno staff che gira tutto dietro, insomma, bellissimo, e quindi siamo anche tra virgolette la squadra da battere, quindi con chiunque andremo a giocare penso che ci vorranno mettere in difficoltà, sarà anche un'opportunità per gli avversari, ma noi non dobbiamo credere su queste tentazioni, dobbiamo solo pensare a noi stessi, poi al di là di chi incontreremo. Se noi giochiamo come abbiamo affrontato la gara con la Nocerina, che sotto l'aspetto tattico c'era anche l'aspetto anche di aggressione, c'erano tutti i ragazzi che correvano dietro la palla, la reazione palla persa, tutto bello, penso che ce la possiamo giocare con chiunque. Infatti volevo lasciarmi al discorso di Mauro. Sei qui per questo. Sì, domenica è stata una dimostrazione di forza della squadra, perché in qualunque momento decideva lei quando imporre il gioco, tranne i primi 10 minuti del secondo tempo, che sono stati un po' forse la squadra ha mollato un po' psicologicamente, come diceva giustamente, con due gol di vantaggio, però poi si è rimessa subito
a macinare il gioco, perché si vede anche il mister che sembrava un direttore d'orchestra che era incazzato lì per quei 10 minuti, però comunque e quindi in funzione di queste delle prossime partite sono le altre squadre che devono preoccuparsi del Bitonto, perché è stata veramente una dimostrazione di forza, non indifferente. Non ci ripre, anche la Nocerino è messa molto, molto bene in campo da Cavallaro, insomma, dal mister che poi è subentrato adesso ufficialmente come allenatore. E quindi non allenatore giocatore, però da questa settimana siede ufficialmente sulla panchina della Nocerino, perché c'è l'Esposito, il mister. Comunque probabilmente il crocevia, come diceva anche Nicolangelo, saranno le due trasferte di Taranto e di Casarano, dove comunque due derby insomma molto sentiti, dove probabilmente si deciderà il destino del Bitonto. Mario? Sì, io volevo aggiungere un altro piccolo dettaglio circa la vittoria con la Nocerina, giusto per chiudere il discorso su quella partita. Io ho definito già in più di un'occasione mister Taurino sia alchimista sia perfezionista. Il fatto che lui sia un alchimista gli ha dato la possibilità di trovare la formula magica per mettere in campo la squadra in maniera davvero accattivante, catturante, affascinante. Non è un caso che tutti quelli che vengono a Bitonto restino tutti stupiti, colpiti dalla bellezza del gioco del Bitonto, da un lato, però è anche perfezionista, tant'è che poi in sede di conferenza stampa post partita egli stesso si lamentò giustamente di quei 10 minuti di una fase di passaggio, quando sembrava che i ragazzi avessero un po' mollato, avessero un po' tirato i remi in barca. E in realtà quello che andava notato è che probabilmente per la prima volta, o non solo per la prima volta, ma in maniera più decisa, quei 10 minuti di passaggio a vuoto non avevano portato alcuna conseguenza negativa al corso della partita. E questo già è una grande novità, al punto tale che probabilmente ha fatto della gara di domenica una delle più belle della stagione, a mio modo di vedere. Quindi è giusto. Poi tra l'altro oggi abbiamo Mauro, ma già dai primi 2-3 scambi di battute noi ti abbiamo qua più che altro per vedere un po' come va il tuo destino da cavia della filosofia Taurino, nel senso che già ci hai detto, già ti sei entrato in ottica perfetta, proprio quella condivisa, in sintonia perfetta con tutto lo staff e l'ambiente, che è una filosofia, una concezione proprio del modo di approcciarsi alla partita e quindi di affrontare il cimento sportivo domenica per domenica, e sei entrato perfettamente in sintonia con quella che è l'atmosfera. Poi per il resto, per il crocevia, beh, mi si passi la battuta, se sono 6 derby pugliesi in base ad una follia becera e canaglia che sta girando in questi giorni sui social, dovrebbero essere 18 punti per il Bitonto, visto che sono 6 derby pugliesi, a meno che uno di questi 6 derby non debba essere una sconfitta prevista, dal momento che all'interno di queste 6 partite dovrebbe esserci anche una partita con una squadra che si chiama Foggia, penso. No, in queste 6 no. Però voglio dire, sono 6 derby, quindi saranno tutti punti, credo, penso, ovviamente. Secondo questo, qualche teoria, secondo qualcuno, in realtà stoltamente darwiniana, va detto. In realtà così non sarà, e noi già sappiamo che, sentendo il mister, saranno già 6 battaglie, si va in guerra, si va pronti per affrontare la sfida contro, e quindi ogni partita sarà una finale praticamente. Forse, e mi ricollego a questa osservazione che condivido di Mario, anche se sai che Mario poi talvolta non posso sempre esprimere quelli che sono i miei pensieri, e anche se poi li condividiamo personalmente. E forse, e qui chiedo a Mauro, e forse questo è questa l'arma in più del nostro Bitonto, cioè mister Roberto Taurino ha fatto capire a tutti i ragazzi che ogni partita è una battaglia sportiva, cioè non bisogna lasciare nulla al caso, bisogna davvero affrontare come se fosse la partita decisiva. Forse è questo lo spirito di questo Bitonto, questa natura, questo spirito a fare la differenza in questo momento. Io penso che tutto quello che è stato fatto fin dall'inizio ha fatto la differenza. Detto questo, penso che ancora sta rosicando per i punti persi tra virgolette 2 settimane fa. Santa Maria Capone. Adesso da ora in poi saranno veramente, ogni partita sarà una battaglia, e una toglie sempre un mattone in meno rispetto alla domenica successiva, quindi ogni partita va affrontata alla stessa maniera. Ripeto, se noi affrontiamo le partite con l'atteggiamento giusto,
l'assetto tattico giusto, come abbiamo fatto domenica con la Nocerina, penso veramente che dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi, perché come diciamo sempre di noi, vincendo noi non c'è nemmeno bisogno di guardare cosa fanno dietro. Poi anche in riferimento al giorno di andata, le prime 5 partite, abbiamo 4 punti in più, se facciamo una proiezione insomma parallela, stessa fetta di girone. Abbiamo 4 punti in più in riferimento alle prime 5 giornate del giorno di andata, quindi diciamo già parecchio, insomma. Assolutamente. Allora, diciamo che ci tonto un po' nell'occhio del ciclone in queste ultime settimane, lui è stato anche Mauro. Io volevo chiedere a Mauro, ne abbiamo già parlato in quella sera in cui ci siamo conosciuti, per poi procedere con la presentazione a tutti i tifosi neroverdi del tuo arrivo a Bitonto. Cosa è successo in quella famosa notte in cui sei stato contattato dal direttore De Santis e ti è stata proposta l'idea Bitonto? No, non è successo nulla, è stata solo una scelta calcistica dovuta a una scelta, a un'altra scelta, e ho semplicemente scelto di venire a Bitonto, tutto qua. Le visite mediche, tutte queste... No, visite mediche, ma non solo in questo caso, anche in altri casi, comunque giustamente venendo da un infortunio un po' particolare, diciamo, tutti si chiedevano come stavo fisicamente. Io ho sempre detto che risponderò quando scenderò in campo. Domenica ho avuto l'opportunità di giocare 5 minuti, penso che uno rotto 5 minuti non li possa fare, ecco, tutto qua. Risposta che è di un'eleganza, ma di una diplomazia, ma anche abbastanza efficace. E credo, Mario, che Marios, allora, credo che in quei 5 minuti qualcosina di interessante si sia entrato. Diciamo di sì. Giocati di prima, insomma, a un certo livello. Cioè, si è vista la qualità già. Grazie. Insomma, in quei cinque minuti là. Perché allora conosceva Bollino, insomma, come calciatore. Allora, io inizio a leggere. Alcune domande, alcune osservazioni da casa, si stanno scatenando tantissime persone in diretta. Chiaramente ringrazio davvero tutti per il sostegno, per il seguito ogni domenica, ogni giorno sulla pagina, in ogni trasmissione qui del Ruggito Nero-Verde. Si fa polemica chiaramente sempre per questo discorso a cui si ricollegava Mario, ma andiamo davvero oltre. Allora, c'è una domanda di Graziano Moretti, tifosissimo Nero-Verde. Buonasera Mauro, come ti trovi in questa squadra? È una squadra che in base alle sue caratteristiche può consentire di dar sfoggio alle tue qualità, alla tua duttilità tattica. Ma io penso che i moduli sono numeri, alla fine il calcio parla solo una lingua, ecco. Poi ci sono squadre che giocano in un determinato modo e squadre che giocano in un determinato modo. La nostra è una squadra che gioca bene la palla, si è visto, lo si parla dappertutto, ma è anche una squadra molto aggressiva che va a cercare di recuperare sempre la palla. Quindi penso di poter dare una grande mano, alle mie qualità penso che si potrebbero risaltare al di là di qualsiasi modulo e di qualsiasi ruolo. Allora, Mauro, prima parlavo delle tue esperienze passate. Tu hai giocato a Foggia, ad Andria, a Taranto, anche a Bari, voglio dire, i 6 mesi del Bari in Serie D nello scorso campionato. Piazze grandissime dove chiaramente c'è tantissima pressione. Un giocatore quando va lì sa che è quasi obbligato a dover vincere per forza in un modo o nell'altro. Da queste prime settimane nero-verdi invece, quale pensiero ti sei fatto appunto dell'ambiente Bitonto? Parlo come ambiente città e non solo. E soprattutto il fatto che magari Bitonto non abbia le pressioni che possono avere altre piazze in cui hai giocato. Credo sia stato anche a Pisa. Sì. All'Arena Garibaldi. Ma fa paura. Io penso che le pressioni... Noi calciatori bisogna saperli gestire al di là di quanta gente viene allo stadio, perché comunque sia qui stiamo vivendo tra virgolette un bellissimo sogno, che è quello di fare una promozione in un'altra categoria.
Ma c'è anche la pressione di vincere, perché comunque sia, quando arrivi a un obiettivo, stai per vincere, vuoi raggiungere un sogno, comunque c'è una pressione al di là di tutto. È chiaro, è differente da una parte dove ci sono 10-15 mila spettatori, però sono pressioni che noi dobbiamo imparare a gestire se vogliamo fare questo mestiere, perché penso che ognuno di noi voglia giocare in stati di 20-30 mila persone, perché altrimenti non è un lavoro che possiamo fare. Allora, rispondo a Pasquale che... Pasquale Verella che dice che il mio maglione blu stona, purtroppo non ci siamo messi d'accordo. Un saluto al carissimo Pasquale. Però è un blu molto scuro. Salutiamo invece questo simpatico tifoso del Taranto che ci ha apostrofato in maniera pessima, e sarà ovviamente per regolamento da pagina Facebook, sarà poi sicuramente bannato, e chiedo alla regia di procedere già, perché cioè, il rispetto sì, ma fino a un certo punto. Cioè, allora andiamo avanti, proseguiamo con un'altra domanda, mi ricollego al discorso dell'infortunio. Riprendere dopo un lungo infortunio non è mai semplice, è come una seconda rinascita. Allora è come una terza. No, ho già affrontato questa fase. Diciamo che il primo infortunio è stato diverso, perché avevo 19 anni e quindi avevo tanta voglia di riprendermi, era un po' diverso. Però il fatto di avere qualche anno in più non mi è cambiato. Certo, per la testa passano mille cose in quel momento, perché dici ma vero, a me capitano, però capitano a tutti. No, però capita. Allora magari lì per lì dici no, basta, smetto, due volte, poi faccio, poi operazione. Poi la verità è che dentro, dentro di me non avevo voglia di dimostrare in campo e basta. Poi è brutto, non brutto, sono periodi che passano. Adesso manco voglio pensarci, perché ho solamente voglia di rifarmi, anzi, questo anno che ho perso. Per pensi che Bitonto sia un punto di partenza o un punto di arrivo per te? No, è un punto di partenza, ma no, per... Non è una cosa bella che sto dicendo, perché a volte uno magari dice stai là un punto d'arrivo, no, è un punto di partenza per le persone che ci sono dietro, per la società, per l'ambizione calcistica, per la qualità del lavoro che mettono. Per me è un punto di partenza e sono veramente onorato di far parte di questa grande famiglia che c'è qua. Allora, prima di lasciarti un attimo alle grinfie dei due Mario, ti salutano da Andrea, quindi vuol dire che hai lasciato. Grazie, e ti saluto il grande Gianni Monterisi, che noi abbracciamo calorosamente. Cambiamo il saluto. E ti saluto da Andrea, vuol dire che hai lasciato un bel ricordo. Se chiaramente anche da una tua ex squadra, i tifosi di una tua ex squadra portano da quel giorno ancora un bel ricordo di te. Marios, andate, procedete. È tutto vostro, è tutto vostro. No, innanzitutto. Giustamente prima si diceva, ecco, a proposito delle grandi piazze, noi qualche sera fa parlavamo con un galantuomo che è stato anche mister del Bitonto, no? Si parlava con Pasquale De Candi a proposito. Assaporato la Serie A, la Serie B, tra l'altro nel tuo curriculum c'è più C che B, però quindi, voglio dire, sei abituato anche a questi palcoscenici più prestigiosi. Tu temi di essere sopraffatto più dalla paura oppure di essere spinto, sorretto più che altro dallo stimolo di fare sempre meglio? No, penso la seconda, preferisco giocare in stadio dove magari senti 10-15 mila voci che ti applaudono, ma anche 10 mila voci che ti insultano, è bello. Anche ho giocato da avversario in campi come Salerno, Benevento, eccetera, eccetera. È anche bello averli contro, perché se ti fischiano è perché, tra virgolette, ti temono. Quindi a me mi stimola giocare stati con pubblici veramente belli. Poi al di là se ce l'ho contro o con, comunque è sempre uno stimolo in più. Come ho detto poco fa, questo è un lavoro anche dove vedi emozioni. Quando esci da un tunnel e vedi tanta gente, penso che ti dovresti casare, ti devi proprio dire, sto giocando a Renzo Barbera, sto giocando a Renzo Barbera, certo. Giochi a Renzo Barbera. Certo, sì, assolutamente sì. Per chi, diciamo, non conosce Mauro Bollino calcisticamente,
Come preferisci giocare in campo? Qual è il tuo ruolo naturale, ovvero? Ah, il mio ruolo naturale è il trequartista. Mi piace sbarare tutto il campo. Mi piace andarmi a prendere palla, dribblare, mettere qualche palla gol. Però negli ultimi anni ho sempre giocato in un tridente d'attacco 4-3. Che forse ad oggi è quello che più preferisco, perché giocando sai da tanti anni, anche in campi non bellissimi, la palla non rimbalza bene, mi piace più. Ma è un numero, come ho detto prima, perché poi ovviamente sempre con le cose che i mister danno, le direttive, però mi piace molto svariare palla al piede, anche senza palla, sì. È l'attaccante più forte col quale hai duettato? L'attaccante più forte? Oltre Paterno, insomma. Oltre i nostri, vabbè, diciamo che il giocatore con cui ho più, secondo me, al di là da quando ero piccolo, che saliva in prima squadra Miccole, è Franco Brienza. Sì, a Foggia, scorso anno a Bari, capitano. E con Miccoli dove hai giocato? No, io salivo sempre in prima squadra a Palermo, e lui è il top del calcio italiano, secondo me, però ero piccolino. Che immagino. No, io sono tifoso del Palermo, quindi tra l'altro il Palermo, cioè, quando tu ci hai giocato, tu sei nato calcisticamente a Palermo. Palermo, no? E quando il Palermo, quando ti entra nel sangue, un po' come il Bitonto, non ti esce più. Te lo posso dire, io ho un amico, un caro amico, non so se tu l'hai conosciuto, Benvenuto Caminiti, che segue il Palermo da sempre, storico giornalista del Palermo, e lui effettivamente ogni tanto ti scrive qualcosa sullo stadio, sul barbiere, sulla curva, capito? C'entrano poco con queste categorie. Esatto. Quello poi, su quello sono d'accordo, su quello poi magari si dovrebbe discutere su quella che è la natura del calcio oggi, delle società, come sono organizzate, certo. E che fine poi vanno a fare. E sai, tu come hai iniziato il tuo sogno calcistico? Da dove hai iniziato? Secondo me, da come ti abbiamo visto muovere, secondo tu hai iniziato a giocare per strada? Sì, io ho giocato. Ho questa impressione, perché hai l'ostinazione dei bambini che non vogliono il suo pallone quando giocano per strada. No, noi siamo, famiglia mia, tutti giocano a calcio, mio papà giocava a calcio, mio fratello ha giocato anche a calcio, e quindi è una passione che portiamo dietro. Il tuo padre dove giocava? Sempre a livello amatoriato? Sì, giocava sempre a livello amatoriato, poi un po' di anni fa. Mio fratello ha giocato anche in Serie D da qualche parte, eccellenza, poi ha smesso. Quindi è una passione che portiamo da piccolo. Io mi ricordo, mi raccontano i miei genitori che quando mio fratello andava a giocare, io già 2 anni e mezzo volevo entrare in campo. E giustamente i dirigenti dicevano: no, è troppo piccolo. All'età di 3 anni papà ha detto: no, prendo la responsabilità, mettilo a fare allenamenti. Quindi io tipo avevo 3 annetti, ero piccolino e giocavo con i ragazzi. E poi andavo a giocare con tutti i bambini in strada, con gli amici di mio fratello, i miei amici, giocavamo sempre in strada. Allora, diciamo dalla classica, dalle 8 alle 8 di sera, tutto nero, la mamma che veniva e mi buttava in lavatrice, non passavi neanche direttamente in lavatrice. Allora ti saluto a Paolo Lomastro, grande Guglielmo. Grazie. E ciao, poi Ciro, Giro, grande Alfredo. È grande Raffaele. Allora, tra l'altro ricordo, approfitto per annunciare a tutti che tra poco Ciro, muoviti, perché dovrà essere negli studi di Antenna Sud a Bari a partire dalle ore 21:15 in collegamento con Canale 85. Una trasmissione da ordini come se fosse Taurino. Sì, perché alle 9 deve stare ad Antenna Sud a Bari, quindi deve stare in trasmissione, e se non arriva puntuale, occhio che scatta la multa. Scherzo, Ciro, però è anche per ricordare l'appuntamento che ci sarà questa sera, un nostro tesserato, un tesserato del Bitonto Calcio, ospite di una trasmissione televisiva ad Canale 85 Antenna Sud. Allora, andiamo avanti, io direi di passare rapidamente al racconto fotografico, evitando di leggere veramente le provocazioni di taluni soggetti che... No, beh, lasciamo stare. Andiamo avanti, mentre saluto Josafat Loviglio, che domenica riabbracceremo in quanto addetto stampa della FBC Gravina, prossimo avversario. Rapidamente facciamo questo racconto fotografico questa sera. Partiamo con le foto da 1 a 3. Ecco, la voglia di entrare in campo, in quei momenti, riscaldamento, le indicazioni del mister, che cosa passa per la mente? Cioè, cosa ti ha detto poi
il mister, prima di entrare in campo, le ultime indicazioni, ti ha detto qualcosa di tattico, qualcosa di motivazionale? No, lui giustamente mi disse solo di chiedo alla regia di andare avanti con le foto, se possibile, con la, dalla 1 alla 3, grazie. Sì, giustamente mi disse di andare a giocare la palla e qualora ci fosse la possibilità di affondare sempre il colpo, quindi queste sono state le sue parole, ecco. Io sì, non si risparmia no, in alcun no, modo. Eppure giusto così, anzi è anche bello. Mentre io sono uno sempre che ride e scherza, però poi nel momento in cui accendo la lampadina cambio proprio brusa, cambio, chiaro, sì chiaro. Sì, cambio, quindi anche se magari in riscaldamento a volte e diventi scherzo, un gladiatore dietro, anche tu poi quando scendo in campo si dovete fare sul serio. Andiamo avanti con la seconda tranche di foto numerate dalla 4 alla 6, l'emozione dell'esordio, chiaramente l'esordio con la maglia del Bitonto, e in queste foto vediamo uno sguardo anche pieno di emozioni, ma anche di tensione magari, perché c'è la consapevolezza, può darsi, di dover dimostrare il proprio valore a chi si aspetta tanto da te. No, la tensione è quella giusta, perché poi è giusto anche avere un po' di tensione, però in realtà, come dicevo prima, è stato bello giocare, entrare finalmente, a parte dopo parecchio tempo, poi in questa società dove che sì, magari qualcuno si aspetta tanto, però io sono tranquillo e cerco di dimostrare lavorando durante la settimana e poi sperando di mettere in atto le cose che facciamo in settimana la domenica. Siamo andati già oltre con la foto dalla 7 alla 12, un blocco di foto per vedere che, ecco, ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima, quei 5-10 minuti lì niente ha fatto male, subito nel vivo del gioco, subito avevo voglia di toccare la palla, sì, in poco sì, in realtà avevo voglia di toccare la palla, poi forse ho preso più calci che minuti giocati, però e ci saranno foto sì. Riguardo ah, okay, okay. No, a parte gli scherzi, sì, sono entrato in campo, ovviamente come dicevo prima piace giocare la palla. Subito lo spunto, però poi dopo lo spunto c'è l'atterramento, ecco, vedete, sta per arrivare la foto della falciata ai danni di Mauro, ecco, le prime botte in mano di Roberto non si scordano mai, qua tra un po' vedremo una foto, ecco, tra due a sandwich, poi ecco, un'entrata arriverà tra poco, l'amicizia, diciamo. Entrata molto amichevole, sicuramente diciamo a far sentire i tacchetti, a darti il benvenuto nel campionato, nel girone A. Va bene, dai, ci sta anche. E allora ti saluta Rosanna Muscarella. Ti saluto mia suocera. Tua suocera? Caramba, forza Mauro, sei un grande. Ragazzo, si comporta bene, tutto a posto. Ragazzo, ha già deciso di finire in galera, si è sposato. No? Dai, forza, sì. Ce la devi fare. Pietro, cosa dai. Ti manca della cucina siciliana? Niente. Si mangia bene qua? Qua ma sono stato 6 anni, penso in Puglia, 5 anni. È chiaro che ovviamente casa è sempre casa, no? Però qui mangio bene, sto bene. Sono uno che piace un po' mangiare. Allora, andiamo avanti analizzando quello che è il prossimo turno. E qui vorrei coinvolgere tutti i miei compagni di viaggio questa sera, perché... dopo aver analizzato la Nocerina, aver analizzato la vittoria contro i Molossi Rossoneri, aver analizzato e provato a conoscere meglio l'ultimo arrivato Mauro Bollino, iniziamo a guardare al di là del giovedì, a proiettarci verso il weekend con appunto il primo di questi 6 derby che il Bitonto dovrà affrontare uno dietro l'altro. Il primo appunto sarà il match dello Stefano Vicino di Gravina, partita che io reputo una delle più dure da qui forse alla fine del campionato, se non altro perché è la prossima prima cosa, ma perché il Gravina è la cosiddetta ammazza grandi del torneo. Quindi rapidamente leggiamo il quadro di domenica: Agropoli Gelbison, derby del Cilento, Audace Cerignola Nardò, Brindisi Fidelisandria, Casarano Grumentum, Città di Fasano Team Altamura, Francavilla Gladiator, Gravina Bitonto, Nocerina Sorrento derby campano e Taranto Foggia. E diciamo un turno pieno zeppo di derby
pugliesi, perché abbiamo Cerignola Nardò, abbiamo Brindisi Fidelis Andria, abbiamo Fasano Altamura, Gravina Bitonto, Taranto Foggia, praticamente forse si trovano tutte, no? Solo il Casarano non gioca derby pugliesi in questo 23° turno. Analizziamo magari rapidamente anche la classifica e coinvolgo tutti i miei amici di quest'oggi, di questa puntata. Ragazzi, che turno prevedete? Come potrà cambiare la classifica? Partite particolari, trasferta insidiosa per il Bitonto in quel di Gravina, c'è anche Taranto Foggia, Cerignola Nardò contro un Nardò comunque rilanciato da degli ottimi risultati nelle ultime settimane, e derby campano per il Sorrento. Comunque bisogna dire che sia Cerignola che Taranto, cioè sia Cerignola che Foggia sono facilitate dalle assenze, perché il giudice sportivo ha dato la sua sentenza e sono parecchi assenti, quindi anche bisogna anche valutare le gare anche in funzione di questo. Sicuramente il Foggia non avrà vita facile a Taranto, perché comunque aspetta un ambiente caldo, insomma. Poi la mancanza di Gerbaudo, insomma, è una bella match winner domenica scorsa, è un'assenza veramente importante per lo scacchiere di corda. E Cerignola manca Marotta, manca Rodriguez, manca Longhi, insomma la spina dorsale della squadra. Non sarà facile. Longhi, tra l'altro, ha avuto due giorni di squalifica, quindi salterà, dovrebbe saltare anche la gara. Esattamente, quindi contro un Nardò che viene da 11 risultati consecutivi. Quindi, insomma, Gravina io lo reputo sì una mazza grandi, però vedendo i numeri in casa ha subito 14 gol. Cioè, ovvero, forse ha fatto peggio solamente il Grumentum, l'Agropoli e il Gladiator. Quindi, insomma, è una squadra che concede. Quindi, Bitonto crea. Quindi, se facciamo un'equazione, insomma, qualcosa la dovrà concedere. Perché, vedendo la partita che ha giocato il Foggia a Gravina, il Foggia comunque ha avuto l'handicap di Fumagalli espulso dopo pochi minuti, ma ha creato parecchie occasioni da gol, insomma. Poi se tu fai giocare naturalmente il Gravina con le ripartenze, l'hai bravissimo, insomma, con Santoro, Ficara, insomma, Bozzi, e quindi insomma il Gravina è cambiato tatticamente, è passato da un 3-5-2, ora c'è il 4-3-3, esattamente. Santoro spostato a sinistra, Bozzi centrale, Ficara a destra, quindi insomma è una partita da dove ci sono le occasioni per il Bitonto, insomma. Anche se, ripeto, il Gravina all'andata, specialmente all'andata, ha fatto un'ottima impressione. Specialmente Ficara molto interessante, insomma, è di Locri, mi sa, è calabrese. Insomma, è una bella scoperta, insomma, forse quella della gara d'andata, forse una delle vittorie più sofferte, c'è per il Bitonto, alla faccia di chi dice vinciamo facile, è più difficile, perché se no anche col Casarano abbiamo sofferto un bel po', nonostante il risultato, sì stesso 1-0 misura, certo. No, più che altro io quello che volevo dire è che per la sua storia questo girone si è messo in maniera tale, dopo tutte queste giornate fin qui disputate, che ogni domenica ci sono incroci pericolosi, un po' ovunque. Ci sono delle sfide cruciali per ogni singola squadra che viene interessata da questi match, da un lato. Poi dall'altro si è soliti dire la sorpresa Sorrento, certo, ma probabilmente noi potremmo anche dire la sorpresa Bitonto, non il Bitonto nei quartieri alti, ma il Bitonto capolista, con più di una partita di vantaggio sull'inseguitrice. Secondo me probabilmente quella è la vera sorpresa da un certo punto di vista. E dall'altro questo poi fa sì che tutte le altre squadre siano grosso modo, a seconda delle sezioni della classifica, cioè se siamo nella zona playoff, nell'aurea mediocritas, dove tra l'altro galleggia il Gravina, è nelle zone playout, bene o male sono tutte molto ravvicinate tra di loro a livello di punteggio. Motivo per cui ogni domenica può diventare uno snodo fondamentale per il campionato di ognuna. E giustamente dicevi tu che poi di volta in volta dipende anche dalla situazione delle presenze, delle assenze, dei forfè all'interno, in questo momento poi della stagione, dove è facile anche che ci siano anche degli infortuni importanti. E giustamente
ricordava Nicolangelo, come effettivamente la partita d'andata è stata una delle meno pervie per il Bitonto, e non è stato facile, ci fu, cioè fu un colpo destro di Chicco a decidere la partita, lui, altrimenti un'invenzione sarebbe andata di non bene. Allora, questo. Saluti a Da Luce Cirafici. Saluti. Saluti. Ti conosci chi è? La mamma del mio migliore amico. Ah, ok, a tutti. Grande campioncino, il grande campioncino di Palermo, potremmo dire. E prima leggevo una domanda, credo forse di Domenico Scaraggi, sempre grande assiduo frequentatore dello stadio, dentro e fuori casa, le condizioni di Vacca. Credo che oggi Raffaele sia tornato in gruppo ad allenarsi, se non erro, Mauro. No, se sta ancora allenando a parte. Ah, a parte, ok, però, quindi comunque è tornato a... arrivederci. No, non ci campo, sia nulla di grave, questa è la cosa fondamentale. Assolutamente, infatti è stato un sospiro di sollievo per tutta la mia nel Bitonto. Si pensava peggio, ecco, si temeva peggio, però è sulla è una situazione abbastanza facilmente risolvibile, quella di Raffaele Vacca. Salutiamo Adolfo, Gaetano, forza Mauro, domenica faccio un gol. Speriamo. Chi segna segna, basta che la palla in rete, anche una bella doppia, basta che si vince. Allora andiamo avanti, io ve lo lascio per una domanda perché io devo approntare poi il collegamento con il collega amico Nicola Marvulli, giornalista di Tutto Calcio Puglia, per parlare più da vicino della FBC Gravina, che domenica ci ospiterà allo stadio vicino di Gravina in Puglia, sulla Croce. È tutto a vostro. Portiere che si chiama Vicino. Vicino, è tutto un vicino, è una trasferta vicina, quindi ci sono tutti i presupposti. Ve lo lascio, e tu, Mauro, sei no. Guarda, no, a termine stagione a Lentini, giusto in Serie C, c'è un parallelo con la piazza di Bitonto, insomma. C'è quel che Lentini comunque è una piazza abbastanza calda, insomma. Sì, sì. E quindi anche Paolo, insomma, mi sa che ha vinto campionato a Lentini, sì. Insomma, quindi è una piazza, c'è un parallelismo, insomma, con la piazza di Bitonto, anche a livello di tifoseria, insomma, di... No, in realtà sono due società che si somigliano molto, ecco. Loro in D hanno recuperato, se non mi sbaglio, un 15-17 punti dalla prima, hanno fatto qualcosa di grande, mo. Paolino lo sa meglio di me, l'ha vissuto in prima persona. Io sono andato là. La sicula. Sì, con la sicula. Sono andato là e venivo da una stagione abbastanza carina. E poi diciamo che la mia terra mi ha portato fortuna. Ho fatto una stagione bellissima. Ho fatto 12 gol. 12 gol? Sì. Ci sei? No, quasi tutte le gare. Sì. Sì, somiglia molto a una società ambiziosa come familiare, come anche a livello familiare, come gestione, no? Sì, no, due ore di macchina veniva andava chiunque, amici, parenti, mamma, papà, suocera, quindi sì, era comoda come squadra, però questo è il mio lavoro, poter andare a giocare anche a 1000 chilometri da casa non fa nulla. Ma fortunatamente mia moglie non incide su queste scelte, anzi mi appoggia sempre, quindi dovunque devo andare a giocare va bene. E come mai hai deciso di lasciare la sicula, insomma, a dicembre? Ma è stata una decisione un po' forzata, ecco, poi non so realmente come sono andate le cose, però venivo da un infortunio e forse loro, giustamente, dovendo lottare per un obiettivo importante qual è la salvezza, forse reputavano che non ero pronto per affrontare questo tipo di campionato, ecco, diciamo. Ho capito, che più chiaro adesso, è tutto un po' meglio la situazione. Senti, tu cos'è, innanzitutto tu cosa vedi, cos'è per te il calcio, cosa vedi nel calcio? Ma... da un lato. Dall'altro, in generale, tu sicuramente sei un protagonista, indubbiamente, campionati, CD, no? Come vedi, come sta cambiando in questi ultimi anni? Quindi ti chiedo, cosa è per te, cosa è stato per te il calcio e come vedi questo cambiamento, questa globalizzazione esasperata? Se ne potrebbero dire tante. Sì, ma ti rispondo subito alla prima domanda. Per me il calcio è vita, è passione, è anche una cosa che porta entusiasmo, comunque da bambino magari mi ha tolto dalla strada, ecco, magari non giocando a calcio
forse, non lo so, le cose le vedo, ma sapere, potrò prendere altre strade. Il calcio deve essere una cosa fondamentale anche nella vita dei bambini attuali. Ad oggi vedo tanti bambini che giù per strada a volte manco si parlano, giocano con i telefonini, iPad. Tant'è vero che quando vedo dei bambini giocare a calcio mi fermo, metto il freno a mano in macchina, bravo, giocate. Evviva! Evviva, finalmente! Cioè, veramente, noi, io da bambino, forse vuoi ancora di più, giocavo a calcio per strada tutta la giornata. Oggi di? Ballarò. Adesso oggi... Ah, però, oggi, ci sono stati. Tu l'hai girato un po'. Mi stavo parlando prima. Un gol pure Nicola. Serata la Dauda, scusi. Abbiamo chiacchierato prima. Passato siciliano. E invece ad oggi è un po' cambiato, perché... come tutto nella vita cambia, ecco. Anche nelle regole, per dire, qualche anno fa c'erano delle regole anche in C, che adesso ci sono tuttora in D, ma in C erano delle regole dove dovevano 12-13 over. Significa che 10 over per 60 squadre sono 60, cioè 600 giocatori. Ce ne saranno 2-3 mila e gli altri 1500 che fine fanno? Cioè, dobbiamo iniziare a capire in Italia, perché fuori forse lo fanno con tranquillità, lo fanno proprio così. In Italia che il talento deve giocare perché ha talento, non perché deve agevolare una società. Tanto chi sa giocare a calcio lo annusi, lo vedi subito. Scusami, ma forse è colpa dei procuratori? No, non lo so. È tutto un sistema talmente grande il calcio che nessuno di noi saprà avere la verità, ecco. Però penso che ognuno di noi potrebbe fare un qualcosa. Anche noi calciatori potremmo fare la sua parte. Certo, siamo sempre dei caproni, facciamo tutto quello che ci viene detto. Invece sarà un momento in cui dobbiamo dare una svolta, ecco. Noi dobbiamo insegnare. Allora, per non dimenticare che abbiamo in collegamento Nicola Marmuni, che ci ha cortesemente e pazientemente atteso, ma c'era una risposta ben articolata che abbiamo avuto il piacere di sentire dalla viva voce di Mauro Bolino. Diamo il benvenuto a Nicola Marmuni, collega, giornalista di Tutto Calcio Puglia. Ciao Nicola, buonasera e bentornato, ben ritrovato al Ruggito Nero Verde. Buonasera Nicolangelo, mi senti? Sì, ti sentiamo benissimo, ti sentiamo, potenti mezzi tecnologici tutte. Io vi ho sul televisore con un leggero ritardo, col telefono in diretta. Ah, ci vedono da Gravina, abbiamo capito che ci vedono da Gravina, ci osservano, ci studiano. Allora, visto che voi ci state studiando, ora proviamo a studiare noi un po' voi, scherzo chiaramente. Nicola, innanzitutto bentornato, ci siamo già sentiti in occasione della gara di andata, è un piacere riaverti qui con noi. Nicola, subito, ultimissime notizie da Gravina in vista di questo scontro contro la capolista Bitonto. Io ho sentito quello che dicevate, un po' avete analizzato un po' tutto. Il Gravina viene da due bellissimi risultati, quello di Altamura ci sta forse un po' stretto, però alla fine, dopo i 7 non brillantissimi risultati, 2 sconfitte consecutive, si è ripresa la grande col Foggia e poi il pareggio ad Altamura. Loseto ha un bel rebus da sciogliere, perché adesso ha tutti i giocatori a disposizione tranne Gogoschi, che è squalificato, e deve incastrare un po' le pedine. Rientra anche Romeo da 2 giornate di squalifica. Abbiamo il problema del portiere, che vicino è un portiere over, di conseguenza toglie un over da in mezzo al campo e il Gravina è costretto a schierare i 4 under in mezzo. Poi, a meno che ci sorprenda tutti Loseto, volendo schierare il nuovo arrivato La Rosa, che ha comunque giocato un tempo ad Altamura sostituendo Vicino, che, come avete visto, un intervento straordinario su Croce, si è stirato. Allora Mario, scusami Nicola, sì. Questa partita ha assunto un significato particolare a Gravina, anche perché, diciamo, per qualche
uscita simpatica che c'è stata sulla stampa in questi giorni, la reazione della piazza Gravinese a queste sollecitazioni, chiamiamole così. Ma Michelangelo, ti dico, diciamo, sono dichiarazioni che sfiorano il grottesco. Alla fine, anche in conferenza stampa, dopo la partita col Foggia, c'erano alcuni giornalisti da Downi che continuavano a chiedere se il Gravina avrebbe messo lo stesso impegno contro chiunque, e ovviamente questo chiunque non poteva che non essere il Bitonto prima, e poi magari quando arriverà il Cirignula. La storia del Gravina dell'ultimo anno con l'Oseto ci insegna a tutti che da qui da Gravina, forse l'anno scorso si è scritta la storia del torneo scorso, è venuto a perdere in casa il Taranto e il Cerignola, dando forse poi anche il via al Picerno per salvare. Quindi domenica viene il Bitonto, la FBC ha indetto la giornata proprio contro la capolista, proprio senza dover fare il torto a nessuno. E quindi è la partita. Voi dovete pensare che il Gravina è ancora alla ricerca dei punti salvezza. Noi siamo appena 3 punti sopra la zona play-out. Certo, sarà una partita, come detto, difficile. Nicola, da un girone all'altro, da un girone all'altro, dalla telefonata che ci siamo fatti a inizio ottobre ad oggi, cos'è cambiato per te in generale in questo campionato? Io ricordo ancora le tue parole sul Bitonto, io un po' facevo degli scongiuri, però a dire il vero, onestamente, sei stato uno di quelli delle poche persone che ha sempre parlato bene e previsto un ottimo campionato del Bitonto. Da un girone all'altro, secondo te, cosa è cambiato? Secondo me è cambiato solo l'antagonista, che secondo me adesso forse il Bitonto dovrà guardare con più insistenza al Cerignola e non più al Foggia, perché il Cerignola, a parte il passo falso di Foggia di domenica scorsa, secondo me ritornerà sotto. Ovviamente 10 punti è un tesoretto che potrà solo dilapidare il Bitonto. Come dicevate anche voi, adesso il Bitonto forse il nemico numero uno del Bitonto è il Bitonto stesso. Domenica, per esempio, se qualcuno legge tra le righe, potrebbe essere forse scritta il 90% della storia di questo campionato. Perché, malauguratamente per il Gravina, il Bitonto dovesse fare risultato qui e il Foggia dovesse perdere a Taranto, considerato che il Sorrento gioca anche a Nocera in trasferta, secondo me il 90% del campionato si chiude. Cerchiamo ferro, Mario, Già la penna, tutto è già la penna in ferro. Voi fate gli scongiuri che volete, voglio dire. Avete domande per il nostro Volevo Nicola? sapere se quale settore sarà, se si sa già quale settore sarà dato ai tifosi bitontini. Allora, contro il Foggia è stato dato tutto il lato del settore ospiti più tutta la gradinata, altri 2/3 della gradinata, Sì. dove però non sono stati alloggiati i 300 circa foggiani erano nel settore ospiti del Gravina. Immagino che sarà la stessa cosa, anche perché il Gravina ha voluto appunto fare la giornata, indetto la giornata pro Gravina, inizia alle 15:30, quindi non ci sono alibi per nessuno, gli orari comodi, l'illuminazione al campo, allo stadio c'è, e quindi secondo me assisteremo a una bellissima partita. Assolutamente sì. Tra l'altro, parlavo oggi con alcuni tifosi prima di andare in onda per questa puntata e mi chiedendo informazioni in merito alla trasferta di Gravina che daremo tra pochi istanti, e si prevede anche un discreto importante numero di bitontini
che giungeranno sulla Murgia, anche perché la giornata pare sia poi buona, quindi voglio dire, Ci non credo. dovrebbe piovere come è successo come contro il Foggia da parte del Gravina, quindi la giornata è buona, la trasferta è vicina, l'orario soprattutto è assai Benissimo. comodo, perché diciamo si può pranzare alle 2:30, ci si può mettere in macchina e recarsi nella vicina Gravina. Nicola, io ti ringrazio di vero cuore, come sempre. Grazie a te, Nicolangelo. Ci vediamo domenica. Assolutamente sì, ci vediamo domenica e in bocca al lupo. Se mi permetti, intanto non avevo salutato prima i tuoi ospiti e tutti quelli che stanno seguendo. Ciao, Poi volevo ciao. fare Noi un salutiamo saluto a te. due miei amici di Bitonto, Arcangelo e Pierfrancesco. Per Francesco Uva che Va bene, Nicola, basta. Possiamo chiudere qua, va bene. Conosciamo in particolar modo Pierfrancesco, caro Assolutamente sì. amico. E allora, grazie, grazie Nicola, buona serata, un abbraccio, ci vediamo Ciao, domenica al vicino di ciao. Va Gravina. benissimo, buona serata a tutti. Ciao, Ciao buona Nicola, grazie. E allora, dopo aver scoperto qualche info sul Gravina, io direi di dare viva voce al padrone della rubrica, l'avversario secondo romano, dopo tanto, Mario. finalmente. Vado io, va Che bene. tristezza. Attenzione, momento di silenzio, è collegato il presidente. Presidente, buonasera. Un saluto al caro Francesco. È collegato anche il Prof Frizzo, dobbiamo dire qualcosa No, no, allo scatenato Prof niente. Frizzo, l'uomo delle cappotte post partito, visto che si prende ceffoni a destra e a manca con piacere, tra l'altro, noto che loro se le prende con gusto le botte. Allora, rapidamente, quarta partecipazione consecutiva in Serie D per la FBC Gravina, la squadra della città di Gravina in Puglia, tant'è che lo stemma ritrae proprio un falco impicchiato su un pallone con sullo sfondo il ponte della Gravina, simbolo della città murgiana. Attualmente occupa il nono posto in classifica con 28 punti, di cui 19 dei quali appunto tenuti in casa grazie a 6 vittorie, 3-2 col Nardò, 1-0 sul Sorrento, 2-0 nel derby contro l'Altamura, la Cinquina rifilata all'Agropoli, l'1-0 all'Andria e il 2-0 ultimo contro il Foggia e il pareggio per 2-2 contro la Nocerina. Tre sconfitte casalinghe per la formazione gialloblu di mister Valeriano Roseto, 1-4 contro il Gladiator, 1-3 contro il Brindisi, 2-3 contro il Grumentum, ultima sconfitta risalente al 12 gennaio 2020. 20 reti fatte, 14 subite, che la rendono una delle peggiori difese, secondo le statistiche appunto elaborate da Mario Romano, di questa una delle peggiori difese casalinghe, pardon, di questa stagione. Hanno fatto peggio con 15 Francavilla, Agropoli, Gladiator, 16 Grumentum, Nocerina 18. Ovviamente i giocatori da tenere sotto controllo, sotto la lente di ingrandimento, mentre noi salutiamo la direttrice Viviana Minervini, la direttrice di Radio 00, sono Domenico Santoro innanzitutto, classe 95, 12 reti, è il vice capocannoniere al momento, dopo, se non erro, Chicco Patierno, no, se non Non erro si su può, Patierno, se non erro su, Non chiaramente, su Santoro, su Patierno lo sappiamo bene. 12 reti, tra l'altro è a meno 3 dalle 15 reti realizzate l'anno scorso. C'è da notare anche Alessandro Ficarra, il match winner con la gara, nella gara contro il Foggia, due reti, e poi un 91 di Locri, autore di 5 reti, che ha giocato anche in alcune serie regionali della Germania. Poi abbiamo Giuseppe Bozzi, Beppe Bozzi, un classe 87 con 3 reti, miglior stagione in Serie D dal dicembre 2014 nel Manfredonia. E poi abbiamo Bida, che è un camerunense, classe 90, alla sua quarta stagione in gialloblu, 3 reti finora in quest'anno, ha indossato anche nella sua carriera le maglie dell'Inter nel 2009-2010 ed è stato nella rosa del Catania in Serie A con 19 presenze, no, nella rosa del 2012-2013, e poi c'è anche Slovenia. in Slovenia con il Nova Gorica, Gorica, Serie A slovena.
Gli ex della gara, Ciccio D'Angelo, che ricordiamo tutti l'anno scorso a Bitonto, e Beppe Bozzi a Bitonto nella stagione in Serie D 2005-2006. C'è anche Colella, che è stato la scorsa stagione 4 presenze a Gravina, e Cosimo Pattiano, forse in una delle parentesi meno fortunate della sua lucente carriera, nella stagione 2016-2017 una rete in 11 presenze. Rientra in panchina mister Valeriano Loseto, che ha scontato le due giornate di squalifica che lo hanno tenuto lontano dalla panchina, appunto, e ci sarà invece, e sarà squalificato, e quindi non sarà del match, Gogovski, difensore dei gialloblu. In Serie D l'unico precedente risale allo scorso campionato, era il 25 novembre 2018, il Bitonto di mister Pizzulli ha vinto per 2-1 al vicino di Gravina, grazie alle reti di Picci e il mio, e di Picci e di Camporeale. Nel mezzo ci fu il pareggio di Madì. A proposito, possiamo fare un complimenti al Corato, esatto, al Corato, assolutamente, che si è laureato mister Pizzulli, che vincitore ultimamente un'altra coppa, è il mago della coppa. Guardate che è in corso una tragedia, c'è il Giro America, si sarà perso, non lo so, Giro sono in trasmissione, non posso oggi a... Veramente complimenti a 3-0, tra l'altro Chiesa, che non è mai facile, tanto facile, fosse dove vincere. Allora, io direi che possiamo volgere rapidamente alla conclusione. Se avete un'ultimissima domanda flash al nostro Mauro, ma deve essere flash. Flash è inutile, io gli chiederei come vede il futuro di questo campionato, ma non te lo chiedo nemmeno. Okay. Guarda Mauro, non vorrei, che ho visto già che le mani si muovevano. Ok. Lasciamo stare. Ok. Prego Mario. Cosa ti aspetti da queste ultime? Scusate. Bello se la dire. Secondo me fino a un certo punto sta dando fastidio questa la verità. È di fronte. Aia, vabbè, fai la domanda che sennò. Allora, queste ultime giornate, tu ti aspetti almeno di giocare, di avere spazio? Noi abbiamo già visto. Allora, sicuramente tu hai detto già che prediligi la posizione di trequartista. A noi è sembrato che la tua tecnica sia abbastanza importante, no? Tieni palla, insomma, ti piace giostrare, credo, alle spalle delle punte, non fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Non rischi forse di essere un po' troppo, diciamo, solitario nelle giocate? Oppure tu hai fatto, quando fai gol segni anche su punizione, non vediamo l'ora. Sì, no? So anche che non abbiamo fatto gol su... Ecco appunto, calcio, capito? Esatto. Noi abbiamo Marsili che c'ha quel calcio d'angolo tagliato ogni anno, ogni giorno, ogni domenica prova a segnare. No. Noi vogliamo te. Per quanto riguarda il gioco solitario, no, perché sono c'è uno sto che... rischio, no? No, non piace a volte più fare gol a me, no? Che però ti piace triplare qualche tunnel. Sì, però non sono uno che guarda, fa la giocata fino a se stesso. Singolo, mi piace, capito, anche giocare di prima e mandare in porta i miei compagni. E come minutaggio sei pronto per una partita inizio? Sì, mi sento bene, ragazzi, ho parlato... Un problema in corso. Qualità di ultimo superstite, ti ha detto stampa, devo risolverlo. Vi prego, aiutate. A questo punto facciamo un appello ai tifosi neroverdi, insomma, leggi di raggiungere Gravina, perché comunque l'orario, insomma, è un orario abbastanza comodo, le 15:30. Leggi su WhatsApp. E insomma, di continuare questo percorso tutti insieme, perché non solamente la società deve raggiungere un obiettivo, anche gli addetti ai lavori, anche i tifosi devono partecipare, insomma, a un raggiungimento di obiettivo, perché poi sarebbe troppo facile salire sul carro dei vincitori, insomma. Assolutamente sì, prima si parlava, no, prima si è collegato il presidente, ora non per essere come dire codini, diciamo facilmente, no, però voglio dire, il presidente è il primo dei tifosi, il primo degli ultras, probabilmente viaggia con una marcia superiore rispetto ad altre componenti dell'ambiente che non riguardano la società, extra societari, secondo me ha un altro passo. E Mario ha detto, senza dire niente, ha detto tutto, e per questo io, diciamo, lo apprezzo, lo si può dire idolatro da un punto di vista giornalistico, perché ha la capacità di dire con poche parole tutto quello che c'è da dire. Allora io direi di andare a visionare quella che è la locandina preparata sempre, come sempre, dalla nostra
grafica, grazie a Boccapianola, che ringrazio e ringraziamo, la locandina della gara di domenica, 23esima giornata del girone H del campionato di Serie D, la capolista Bitonto, 18 risultati utili consecutivi, giusto per ricordarlo, va in trasferta sulla Murgia allo stadio Stefano Vicino di Gravina in Puglia contro i Falchetti gialloblu. Per i tifosi del Bitonto c'è la possibilità di acquistare il biglietto sia in prevendita al costo di 10 euro presso la tabaccheria Sorgente, la ricevitoria numero 7, la classica, quella che noi conosciamo tutti perché è anche punto vendita per le gare casalinghe del Bitonto, e può anche, i tifosi del Bitonto possono anche acquistare il tagliando direttamente dal botteghino dello stadio vicino, ovviamente il botteghino del settore ospiti, sempre al costo di 10 euro. È inutile ripeterlo, lo abbiamo detto l'altra volta, lo diciamo ogni giorno, lo dovete sentire dai vostri cuori. Tutti a Gravina, tutti a seguire il Bitonto, siamo ormai nel momento delicato, decisivo di questa stagione. Questi ragazzi, questo gruppo ha bisogno della propria città, ha bisogno che la città coltivi assieme a loro questo sogno, questo obiettivo. Insieme si deve, si può raggiungere questo traguardo, che io non nomino per scaramanzia, lo sappiamo benissimo. Proviamoci tutti insieme, crediamoci tutti insieme, andiamo tutti a Gravina, lasciate la braciola, mangiate rapidamente la pasta al forno, ma venite a Gravina. No, non ce l'arriviamo, c'è tempo anche per mangiare la braciola. Ma mangiatela all'una, sì, alle due avete finito, venite in macchina e venite. Mi hai letto nel pensiero. Senza mangiare l'ora dell'ospedale, per l'amor del cielo. Quindi. E allora, ringrazio davvero, dopo questo accorato appello finale che contraddistingue ogni mia puntata, ogni nostra puntata, il mio momento della puntata. Fai benissimo. No, per l'amor del cielo, non facciamo tutti i nomi. Allora, ringrazio Mario Romano, Datasport, e Mario Sicolo, la grazie per il gioco e soprattutto il direttore del Dabitont. E non possiamo fare altro che ringraziare di vero cuore e fare un grosso in bocca al lupo a Mauro Bollino, rinnovarlo. Grazie. Il benvenuto a Bitonto, e speriamo di divertirci tutti insieme. Tutti insieme. Grazie, ci vediamo domenica per Gravina Bitonto. Il Ruggito Nero Verde chiaramente tornerà giovedì prossimo alla stessa ora e vedremo in quale location. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera. Questo programma è stato offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando, e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. 'Cause we don't wanna grow up.